da quando ragazzino, ragazzo, insomma, iniziai a lavorare alla ceramica, mi divertivo da pazzi, facevo le cose più strane. Piano piano, logicamente nel tempo, insomma, è cresciuta questa passione viscerale. Dunque, ho iniziato per gioco. E avevo 18 anni e andavo all'istituto d'arte, ancora ero gli ultimi 2 anni. Logicamente all'inizio facevo delle cose un pochino stupidine, però insomma da quella cosa è nato questo rapporto con la ceramica, perché la ceramica è il miracolo. Tu metti dentro il forno un oggetto opaco e poi esce fuori una cosa brillante, quasi quasi che ti parla quando esce dal forno. La pittura è di quelle cose nascoste, faccio qualche quadro ogni tanto. Mi piace il naturalistico, il reale, insomma, le figure umane specialmente, con i suoi vari aspetti, insomma, tristi, allegri, insomma, che parlino anche un pochino del passato. Palermo è la città più bella del mondo per me, perché carica, noi abbiamo avuto tante dominazioni. Siccome Palermo ha avuto una grande tradizione della ceramica e ho cercato di continuarla, perché ovviamente è una tradizione che non si deve perdere. E mi alzo io alle 6 di mattina e alle 7:10, 7:15 sono già in laboratorio, sono già a lavorare. E il pensiero, ma quella cosa l'ho messa bene, sta asciugando bene, oppure quel piatto l'ho messo bene nel forno. Questa è la passione. Sono Angelo Seminara, sono un ceramista.